in città questo bus per la campagna No Gender, non ci sono stati No, speravo problemi. arrivasse qualche bus in più per ANM, però va bene così. Non ci sono stati problemi, ma il Pagliate l'ha annunciato che presenterà una denuncia contro di lei per abuso in atti d'ufficio per aver ritirato l'autorizzazione. Lei cosa risponde? Parte la confusione tipica di Tagliatela che fa un po' fatica ad azzeccarne una, non è il sindaco di Napoli che da nega o dà autorizzazioni. Il sindaco di Napoli in questa vicenda non ha firmato un atto. Il sindaco di Napoli ha condiviso il ragionamento politico che ha fatto la delegata alle pari opportunità Simona Marino e che hanno fatto gli uffici amministrativi. Non c'è stato nessun cambiamento. Mi dicono all'inizio fu dato un via libera senza sapere l'oggetto preciso. Poi, quando c'è stata la pratica completa, la delegata alle pari opportunità Simona Marino non ha negato l'ingresso alla città a nessuno, perché noi non neghiamo l'ingresso a nessuno, semplicemente laddove si deve autorizzare un suolo pubblico che è nella disponibilità dell'amministrazione comunale, la delegata alle pari opportunità Simona Marino insieme agli uffici amministrativi ha fatto una valutazione di non consentire a chi pensa che esistono solo donne e uomini e non invece trans, gay e lesbiche di poter avere le autorizzazioni del Comune di Napoli, che significa condivisione. In un luogo in cui noi dovremmo esprimere una condivisione seppur amministrativa, oltre che, condivisione amministrativa, oltre che politica. Questa è Città delle Quattro Giornate. Per noi esistono le persone, come dice l'articolo 3, primo comma della Costituzione. Le persone ci stanno tutti e tutte. Ci stanno le donne, ci stanno gli uomini, ci stanno i gay, ci stanno le lesbiche, ci stanno i trans. Chi nega questo nega il valore della persona umana. Che, come dice l'articolo 3, primo comma, c'è l'uguaglianza di tutti di fronte alla legge, tra l'altro senza distinzione di sesso. E questo è il principio cardine dell'amministrazione. Quindi non vedo Tagliatela chi debba denunciare. Sicuramente il sindaco non ha firmato. Se denuncia, denuncia la Costituzione Repubblicana, e lo capisco, venendo lui da un'impostazione di tipo fascista e comunque di destra che non condivide la Costituzione Repubblicana. Quindi non mi meraviglia la posizione di Tagliatela. Tornando un attimo ai